ragazzi, è costata 2000 sfida. A 100 like questo video, gara di impianto stereo entrambi, ragazzi. Buongiorno a tutti, raga. Voi a testare tutte e due le macchine, sia quella mia che quella di mio fratello. Prima però vi parlerò di entrambe le macchine, qual è secondo me la migliore, visti che hanno, che motore hanno. Insomma, prima vi parlo un po' delle macchine, le loro caratteristiche, poi alla fine facciamo uno scatto sia io che lui. Sto dicendo che secondo me sono due belle macchine, ovviamente una magari è più nuova, ovvero la sua, la mia è un poco più vecchia. La mia, tra virgolette, è fatta tuning, la sua no, la sua ha dei siti in pelle, la mia no, e beh, ve ne parlerò, andiamo. Stiamo raggiungendo una piazzetta libera, sullo spiazzale abbastanza grande, dove mi metterò lì. Attivista. Eccoci arrivati in piazza, raga. Questa piazza è enorme, raga. Qua abbiamo le due macchinette. Ora ve ne parlo un po', perché molti mi scrivono su Instagram: Cicci, quale macchinetta mi consigli? Quale macchinetta? Ora vi consiglio, ragazzi, per esempio, fra due macchinette abbastanza economiche, tutte e due, quale sono la migliore? Ok, ragazzi, partiamo dalla mia macchinetta. Una macchinetta dell'anno del 2007, se non vado errato. In pratica, con la mia macchinetta, ragazzi, con dei sedili, ragazzi, con una tavezzeria abbastanza standard, abbastanza semplice. Infatti, non mi è piaciuta e ho cambiato, ho messo quelli della Smart, giusto? L'altra macchina è del 2010 e 12. Invece questa macchina, ragazzi, è del 2010-2011 e questa esce con una tappezzeria diversa, tappezzeria in pelle. Due motori differenti. Una ha un Lombardini Progress, che è un motore, secondo me, che io consiglio, migliore, è un bel motore, ragazzi. Lombardini Progress non mi ha mai dato problemi a livello di motore. Io a livello di impianto elettrico, così. Invece qua abbiamo un altro motore completamente diverso, che è il Lombardini Fox. Fox, ragazzi, abbiamo un pochettino tutti, che è un po' più lento nelle salite in confronto al Lombardini, che è più veloce nelle salite, è un motore più. Comunque, entrambi i motori modificati si possono uguagliarsi. E quindi, ragazzi, stavo dicendo, sono due macchinette completamente differenti. Ovviamente la mia macchinetta, ragazzi, è un po' più tuning rispetto alla sua, perché la mia Ligier Nova, la mia Ligier Ambra, ragazzi, non esce così, ma è completamente diversa. Quindi, se io dovrei scegliere tra questa e quella, non saprei cosa dirvi, perché sono due belle macchine, ovviamente. Una è nuova di carrozzeria, abbastanza pulita, più nuova della mia, sedili in pelle come avete visto, e l'altra ha all'interno un po' più vecchiotti, come vi ho fatto vedere. Però, ragazzi, a livello estetico sono due belle macchine. Questa ha le sue caratteristiche, perché magari è un nero opaco con i suoi sportelli militari, e questa perché è un pulito bianco perla, ovviamente anche più nuova, con dei sedili in pelle e dei finestrini elettrici in confronto alla manovella. Parlare del prezzo prima di fare lo scatto, non saltate il video. Questa, ragazzi, è costata 2500 euro sta macchinetta. Io, ragazzi, l'ho pagata 1200 e fino alla scorsa settimana è meccanico. Quindi, ragazzi, vi conviene spendere un po' di più per le macchinette sotto i 1000, ragazzi, sono rare. Una sfida: a 100 like questo video, gara di impianto stereo entrambi, ragazzi. Abbiamo entrambe l'impianto stereo, entrambi un buon impianto. Scatto. Ragazzi, ok, spero lo scatto l'abbiamo fatto. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Qualcosa di diverso nel canale, ragazzi, ho portato. So che sarà forse un po' breve, però spero vi sia piaciuto. Detto questo, ragazzi, tutto lo scatto, la mia è andata un poco più forte, però ci sta perché è modificata. Lui ovviamente mi sta presso, perché io stacco dopo con l'acceleratore, lui stacca prima. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti. Ciao, ragazzi. Vi salutiamo, ciao e alla prossima, raga.